Maria è una spigliata ragazzina armena, che vive in Libano con una matrigna e un padre invalido. I drammatici bombardamenti israeliani rendono consigliabile per lei un momentaneo esilio presso alcuni parenti londinesi. Questi gli avvenimenti concreti, ma Maria è destinata a esperienze ben più straordinarie. Grava su di lei la maledizione di antenate coinvolte negli inganni di Satana. Maledizione che proprio a lei viene dato il compito di vanificare. Si troverà così a dover affrontare prove inquietanti, tra soprannaturali esperienze, esoterici enigmi, avventure extrasensoriali, viaggi in mondi paralleli. Attorno a lei si muovono gli eroi della mitologia, i cavalieri della tavola rotonda, i danteschi traghettatori, gerarchie di demoni e di angeli, in un caleidoscopico susseguirsi di situazioni. Tutto questo avrà la sua conclusione nell'insegnamento che l'autore vuole evidenziare alla fine della sua ricerca spirituale. C'è una sola verità, un'unica realtà, la parola di Gesù, le indicazioni della Sacra Bibbia. Tutto il resto non è che l'illusione data da falsi miti, da minacce di ciarlatani, da suggestioni pagane. L'argomento, di per sé greve, è alleggerito dalla spensierata ironia e dal linguaggio adolescenziale con cui la protagonista racconta in prima persona e in forma di diario le sue avventure.